Per aver aperto con Grazie noi a voi. la giornata con queste riflessioni, queste suggestioni. E adesso noi sulla cronaca andiamo, sì, perché sì, ha destato molto scalpore la vicenda della mamma col suo bambino nel Messinese, scomparsa nel nulla su un tratto di strada. Andiamo subito da Antonio Siracusano, giornalista della Gazzetta del Sud, che è sul posto. Vorremmo sapere se ci sono novità. Cosa può essere successo a Viviana e al piccolo Gioele? Buongiorno, quello che può essere successo è chiaramente appartiene a delle ipotesi, a degli scenari che in questo momento sono sotto i riflettori degli inquirenti. Ci sono alcuni punti fermi in questa storia. Viviana purtroppo soffriva di crisi depressive e durante il lockdown temeva per il figlio, e poi lunedì mattina aveva deciso di andare al centro commerciale poco vicino al paese in cui risiede, e invece l'auto è stata ritrovata a oltre 100 km di distanza dal luogo che aveva indicato al marito. E allora, questo è il primo punto. Antonio, scusi, proprio per questo vogliamo adesso collegarci con il viceprefetto vicario di Messina, la dottoressa Carolina Ippolito, che sta coordinando le ricerche. L'abbiamo al telefono. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dottoressa Ippolito. Buongiorno. Insomma, buongiorno è lei... a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, è lei che sta coordinando le ricerche di Viviana e del piccolo Gioele. Possiamo sapere a che punto sono le indagini, se c'è qualche novità? La prefettura sta coordinando le attività di ricerca, le operazioni di ricerca, che come noto sono demandate alla prefettura. Noi abbiamo attivato immediatamente il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Sul posto l'attività è seguita in modo particolare dai vigili del fuoco, che hanno attivato lì sul posto un posto di comando avanzato. Ci sono 15 unità di personale, ci sono due squadre cinofile. Dottoressa, quindi la grande mobilitazione, ne siamo contenti, ma sostanzialmente seguite tutte le ipotesi? Noi siamo interessati dall'attività di ricerca. Siamo con gli uomini sul posto, stanno, come dire, ricercando e seguendo tutti i percorsi che la signora Viviana avrebbe potuto percorrere. Non sono escluse ispezioni a ruderi e casolari abbandonati. Questa è l'attività che stiamo seguendo direttamente. A tale proposito abbiamo già concordato un altro incontro in prefettura alle 11. Incontro che purtroppo, per fare il punto, purtroppo dovremmo rifare, ovviamente dico purtroppo, perché fino a questo momento non c'è alcuna novità sulla signora e sul piccolo Gioele. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro, buon lavoro a voi, grazie. Grazie.